Vedete che Foreman dice qualche cosa all'orecchio di Holyfield, abbraccia anche Luduva, che era all'angolo di Holyfield, e comunque in sostanza Foreman si pensava che quello dovesse essere l'ultimo incontro della sua carriera. Invece Foreman continua, affronta Alex Stewart. Alex Stewart, un pugile di buona qualità, gettato nella mischia troppo presto. Gli hanno fatto fare degli incontri troppo duri, troppo presto, con Holyfield in particolare e poi anche con Tyson. Quindi uno Stewart che ha perso alcune delle sue caratteristiche. Comunque Foreman lo affronta l'11 aprile 1992 a Las Vegas. Signore, signori, ed è una delle poche volte in cui Foreman vince ai punti, riesce a mettere al tappeto sono l'avversario, vedete, coordinate dal regista Giancarlo Tomassetti, vi giungono da Palma di Montechiaro. Con un altro manager questo Alex Stewart poteva diventare siamo nella cittadina un buon peso del Gottopardo, cara Giuseppe Tommasi, ma questa sera non si gira la replica del nostro film, di protagonisti non sono Burt Lancaster e Alain Delon, oltre alla splendida Claudia Cardinale, ma due pugili. Ti ha colpito basso. Infatti Sabatini e Spagnoli hanno allestito una riunione pugilistica, preso l'immagine della seconda ripresa, la seconda difesa del proprio titolo mondiale dei pesi welter da parte di Alessandro Duran, che fa ora il suo bel ingresso sinistro. Si sta avvicinando al ring, scendendo proprio la scalinata della salita del Duomo di Palma di Montechiaro. Il ferrarese, dopo la conquista del titolo avvenuta lo scorso ottobre con vittoria sul sudafricano Gary Murray, lo difese una prima volta a Ferrara proprio contro lo stesso avversario. Questa sera invece Duran si trova davanti un altro sudafricano, il 24enne anzi di colore, Peter Malinga, un picchiatore notevole, tanto è vero che ben 16 delle sue 20 vittorie sono state ottenute prima del limite. Ma Alessandro Duran ha tutti i mezzi per sovvertire un pronostico che almeno sulla carta lo potrebbe teoricamente vedere sfavorito proprio per la potenza dei colpi del suo avversario. Ha preparazione atletica sempre al top, è prontissimo, ha volontà, grinta e tanto mestiere ovviamente, ma soprattutto una classe pugilistica di gran lunga superiore a quella del proprio avversario. Ecco qui, in veste coreografica di alto profilo, Alessandro Duran sul ring di Palma di Montechiaro. Una serata, come abbiamo detto, organizzata da Sabatini e Spagnoli con la collaborazione del comune di Palma di Montechiaro e del sindaco ovviamente Rosario Gallo, e con la collaborazione anche dell'azienda provinciale per l'incremento turistico della provincia di Agrigento. Alessandro Duran, colonia Romano Becchetti, è nato a Ferrara il 5 febbraio del 65, il suo record 43 vittorie di cui 17 prima del limite, 6 sconfitte, al peso 66 kg e 600 grammi. Il limite dei welter 66-678, inno nazionale sudafricano per Peter Malinga. Ed eccoci l'inno nazionale italiano per il campione Alessandro Duran. Tarda un po' l'inno italiano. Un attimo di attesa per il nostro inno. Il primo piano di Alessandro Duran, come detto il pugile ferrarese, 32 anni, al suo terzo incontro mondiale dopo aver combattuto per ben 17 volte con il titolo italiano in palio ed una volta per l'europeo.
Ricordiamo che l'arbitro dell'incontro è il signor Antonio Orlando, statunitense del New Jersey, e i giudici il signor Mark Streisand da Miami, Florida. Poi l'altro giudice, Eugene Grant, New Jersey, e la signora Lynn Carter, viene da Philadelphia. Il supervisore della WBU è Danny Gill, britannico. Il medico dell'incontro è il dottor Giuseppe Cannizzaro di Palermo. Veniamo a Peter Malinga, tribù Zulu, colonia Seagull. È nato il 21 agosto del 1973 e siamo finalmente all'inno di Mameli in onore di Alessandro Duran, campione mondiale. E torniamo allora a Peter Malinga, possiamo rimettere anche il quadro dei suoi dati. Colonia Seagull, dicevamo, è nato il 21 agosto del 1973, eccolo qui Malinga a Johannesburg. Il suo record parla di 20 vittorie, di cui 16 prima del limite, e 3 sconfitte giunte tutte all'inizio della sua carriera. Infatti dal 1993 Malinga non conosce sconfitte. Al peso Malinga ha fatto segnare 66 kg e 500 grammi, ricordiamo ancora che il limite di categoria è 66,678. È la seconda volta che il pugilato fa tappa a Palma di Montichiari. Lo scorso anno era il 30 agosto, si combatté sulla spiaggia del trampolino e fu un titolo italiano tra Mellis e Petriccioli, fu un pochino la prova di questo incontro mondiale in questa cittadina fondata nel 1637. Ora siamo in questa piazza principale su cui domina il Duomo costruito nel 1652, un monumento barocco di primissimo livello. Palma di Montechiaro conta 24.000 abitanti, dovrebbero essere 30.000, ma 6.000 ahimè sono emigrati, soprattutto in Germania. Eccola qui la chiesa madre di Palma di Montechiaro. E chiaramente questa manifestazione è poggiata proprio, lo ricordava il sindaco, assieme al presidente dell'azienda provinciale per l'incremento turistico della provincia di Agrigento, è portata proprio a rilanciare e lanciare il turismo balneare, le spiagge sono molto belle, per combattere in un certo modo anche la disoccupazione, come sempre un pericolo per i giovani in ogni città. Ovviamente la città è stata fondata dai principi Tommasi di Lampedusa, di cui Giuseppe fu il cantore del Gattopardo. Intanto approfittiamo della presenza di Franco Falcinelli in virtù di osservatore federale, ricordiamo che è il primo consigliere della federazione ed è anche il responsabile del settore professionistico, per dire che la federazione ha deciso la riduzione da 12 a 10 riprese dei combattimenti validi per il titolo italiano e il peso 24 ore prima dell'incontro, e si è così adeguato alle direttive internazionali. Una decisione importante questa, per cui titoli italiani d'ora in poi sulla distanza delle 10 riprese. E siamo ormai alla mondiale, l'importante è che Alessandro Duran riesca a imporre la propria box irritendo l'avversario, soltanto in quella maniera siamo certi che domani Alessandro, ricordiamo fresco sposo, potrà partire finalmente per il viaggio di nozze, oltre che con la moglie, anche ovviamente con la cintura. Tutto pronto, Antonio Orlando si è sincerato del pronti dei suoi giudici, Mark Streisand, Eugene Grant e la signora Lynn Carter. Eccolo qui, Peter Malinga, di sicuro l'avversario più pericoloso che fino adesso Alessandro Duran abbia incontrato, ed è il primo gong delle 12 riprese. Alessandro Duran, pantaloncini scuri, Malinga, pantaloncini bianchi con rombi neri, ovviamente il sudafricano si distingue soprattutto
per il colore della pelle. Prima ripresa. Subito il sinistro di Alessandro. È un'arma, come di consueto, che dovrà usare con dovizia Duran. Destro di Duran a segno. Un colpo non forzato, ma è giunto bene a segno, ben preparato dal sinistro. Abbiamo visto un Alessandro Duran molto sereno prima dell'incontro. Sinistro di Malinga, appena appoggiato sul volto del nostro campione. Tenta un destro al bersaglio grosso Duran, poi alza il tiro dei suoi colpi. Ottimo il destro, è entrato dritto nella guardia di Malinga, che poi va a vuoto con il destro di rientro. Ha tentato di restituire la cortesia a Malinga, non vi è riuscito per il pronto arretramento di Alessandro sullo tronco. Molto concentrato Alessandro Duran, come di consueto. Il sinistro di Malinga tocca il volto del campione mondiale. Finta il destro Duran, sinistri che vanno a segno, fermano l'avanzata di Malinga, che non dimentichiamo ha un colpo temibilissimo, definito cingolati i pugni di Malinga, ma Alessandro Duran, ripetiamo, ha tecnica e conoscenza pugilistica tale da poter venire fuori anche da situazioni non sicuramente facili, ovvio ovviamente questi si dovessero presentare nel corso dell'incontro. Molto bravo Duran, serie di sinistri, poi destro a segno, colpo non caricatissimo ma preciso, a vuoto poi Malinga, termina una prima ripresa. Una prima ripresa su un piano di parità, una prima ripresa tuttavia che ha dimostrato la perfetta preparazione di Alessandro Duran. Sentiamo il suo angolo. Perché il resto non ha un cazzo. È molto lento, è solo veloce, pericoloso con quella mano lì. Fuori quella mano lì non senti. Quale? Sempre Sandro, devi lavorare sempre sciolto, muovendoti tranquillo, non cadere mai sui colpi. Non vuole forzare all'inizio. Hai capito? Okay. Tranquillo, che poi dopo lavoriamo dopo. Adesso cuociamocelo a poco lento. Mai fermarti sui colpi, muovi sempre tranquillo. Abbiamo sentito Massimiliano Duran e Romano Becchetti dare suggerimenti ad Alessandro. Massimiliano soprattutto ha detto è un pugile, è lento, un po' monotono, ma Malinga è un pugile che ha necessità di qualche ripresa per entrare in carburazione, e poi soprattutto hanno raccomandato a me due ed Alessandro di non strafare e continuare nella sua opera lineare, lucida. Per le povere cuocilo così, poi più avanti vedremo il da farsi. Seconda ripresa, Alessandro Duran difende per la seconda volta il suo titolo mondiale conquistato lo scorso ottobre ai danni di Gary Murray. Destro di Duran, schivato parzialmente da Malinga. Attenzione alla testa. Buono il sinistro di Duran al corpo. Un sinistro che ha letteralmente piegato in due il sudafricano. A vuoto poi Malinga, un po' lento effettivamente in questo inizio di combattimento peraltro.
Attenzione al destro che invece è partito veloce. E beh, pugile chiaramente che fa della potenza la sua unica arma, non l'arma principale, la sua unica arma, Malinga. È chiaro che a corta distanza Duran deve stare attento, deve venire via, infatti si è sentito anche Becchetti dirgli vieni via da lì. Non è una posizione delle migliori questa per Alessandro, che tuttavia si difende molto bene alle corde, ma deve venire fuori da questa posizione che sicuramente non gli si confà e non lo favorisce. Ha provato, intanto è vero, ecco Malinga che ha toccato col suo destro. No, no, non deve fare questo lavoro a mio avviso Alessandro, deve mantenere la sua linearità. Tocca anche con il sinistro Malinga in uscita dal corpo a corpo, ancora il sinistro di Malinga che poi tocca anche con il destro, seppur di striscio. Destro di Duran e destro di Malinga, sinistro e destro di Malinga, attenzione. Deve continuare a tenere la distanza Alessandro, l'ha fatto molto bene nella prima ripresa e in apertura di questa seconda. Se consente al sudafricano di accorciare la distanza, e beh lì le cose si mettono non precisamente in maniera brillante per il pugile ferrarese. Tuttavia vediamo come saprà decifrare questo incontro Duran, bene l'1-2 ancora. Il destro poi in uscita da corpo a corpo di Malinga, un corto gancio. Destro di Duran. Purtroppo non ha grandissima potenza Alessandro, magari fosse così. Finisce la ripresa in avanti Duran, non riesce a farsi toccare da Malinga, ma deve stare calmo, eccola qui, la neo signora Duran. Vince la ripresa Alessandro, proprio per questo finale travolgente, ma è un incontro che non deve fare. Sentiamo l'angolo. Sta caricando tutto, il quattro riprese stanno. Tu controllano sempre col sinistro. Boom, lo fermi, non lo fermi perché boom, tranquillo, velocità. Sempre sciolto, stanno sempre attento che lui non è dettato che fa il carico. Hai capito? Tranquillo. Paradenti. Molto bene, tranquillo. Mai rimanere secco. Mai, muovi molto il troppo, Muovi molto il troppo. Intanto dicevamo il regista Tomassetti ci ha riproposto anche le fasi finali della seconda ripresa, abbiamo sentito l'angolo, raccomandare anche ad Alessandro Duran di stare tranquillo, di non rimanere sui colpi, muoversi bene. Vediamo, siamo alla terza ripresa, una seconda ripresa comunque che personalmente non è piaciuta, pur avendo valutato la superiorità seppur minima di Alessandro proprio per il finale che ha saputo dare. Non è piaciuta, dicevamo, in quanto Duran con questo pugile deve stare maggiormente sulle sue, maggiormente a distanza, non può permettersi di tenerlo costantemente a breve distanza. In quanto Malinga, che tra l'altro è leggermente più basso, perlomeno a braccia più compatte, più corte, a media distanza riesce maggiormente a rendersi pericoloso. Benissimo, bravo Alessandro, viene fuori dalle corde in maniera ottimale questa volta, non come prima. Schiva bene questa volta Malinga abbassandosi il destro e sinistro del campione. Sono fermi ambedue i pugili, poi il sinistro di Duran, il sinistro di Malinga, tenta Alessandro di toccare, non raggiunge con là il destro, eccolo qua, il destro di Malinga, a segno, l'ha sentito Alessandro di Amina, va giù, molto lucido, si fa contare, stringe l'occhio, ha fatto l'occhiolino alla mamma e alla moglie, ehi! Le gambe però, speriamo, ancora il destro, qui deve legare. Momento drammatico dell'incontro, la terza ripresa, una svolta improvvisa, ancora il destro di Malinga, terribile, e qui deve stringere i denti Alessandro, deve legare, lo può fare,
Sì, Schiva dimostra di aver recuperato, di essere lucido, non può però permettersi di ricevere altri colpi. Reagisce Alessandro Duran, eccolo qui, lo fa, ma non può metterla sul piano dello scambio fisico, sullo scambio di forza con Malinga. Ora tenta di ridere l'avversario, di mostrargli quantomeno di non aver sentito il suo colpo. Occorre dare atto ad Alessandro Duran di aver recuperato in maniera completa, quantomeno psicologicamente. Avete visto il particolare, dopo aver subito il colpo si è rimesso in ginocchio dopo essersi alzato. È terminato la ripresa, continuano a scambiarsi colpi, il sinistro di Malinga in chiusura, ma non si comprende bene cosa sia accaduto. Oh, finisce al tappeto Alessandro, viene contato, questa volta non crediamo se la faccia alzarsi così. No, non ce la fa Alessandro, è finito l'incontro, è finito l'incontro, non si è ben capito cosa sia accaduto. Era salito sul ring Becchetti, probabilmente è arrivato un sinistro di Malinga quando il tempo era già terminato, ben oltre il gong, questa è la sensazione. E sarebbe opportuno a questo punto controllare anche la durata della ripresa. Orlando ha un rapido scambio, eccolo qua il sinistro, fra un po' vedremo il sinistro che chiude l'incontro praticamente. Ecco, arriva a Becchetti su, eccolo qua, non si è ben capito quanto è accaduto, ma quello che si è compreso è che Alessandro è andato KO. Vediamo il sinistro fra un po' con Becchetti che parla con l'arbitro, disturbando anche, eccolo qua il sinistro, il sinistro è andato, il sinistro con l'arbitro in, che si stava intromettendo tra i pugili, un'azione sicuramente non limpidissima da parte del pugile sudafricano, che Danny Gill si affretta a decretare campione mondiale. Occorrerà comunque vedere bene questa vicenda. Sicuramente Alessandro Duran ha pagato la pesantezza dei colpi dell'avversario, non avrebbe dovuto e potuto scendere sullo scambio di forza e di potenza con un pugile dal colpo proibito, ma occorrerebbe rivedere quanto è durata questa ripresa e soprattutto il sinistro che praticamente ha messo fine all'incontro, un sinistro che è arrivato con l'arbitro che aveva decretato lo stop della ripresa inframettendosi fra i due pugili. E potremmo anche rivedere di nuovo, prego la regia, Rizzetto Massetti, di riproporsi il finale dell'incontro. Ecco qua, con Becchetti che parlotta con l'arbitro, ecco l'arbitro che interviene, eccolo qua, interviene e arriva il sinistro. Un colpo assolutamente irregolare, proprio sull'intervento arbitrale. È un peccato questo. Ecco, rivediamo, molto opportunamente Tomassetti ci ripropone, nel momento in cui entra l'arbitro a dividere, eccolo qui l'arbitro, pum, arriva il sinistro. E arriva il sinistro di Malinga a colpire il nostro pugile. L'ha colpito quando ha suonato il colpo. Un intervento irregolare da parte del pugile sudafricano, rivediamo ancora, eccolo qui l'arbitro, ma poi interverrà a dividere i due pugili. Ecco, arriva Orlando, eccolo qua, da questa ripresa si vede molto bene, eccolo qua, divide dando lo stop, eccolo il sinistro. E questo è il colpo che mette fine all'incontro di Alessandro Duran. Chiaramente non tutti hanno gradito quanto accaduto sul ring. C'è un po' di malcontento e comprendiamo da parte dei sostenitori italiani. Rivediamo ancora, questo
E questo è quando in pratica hai ripreso il combattimento e non si capisce quanto sia durato questo sia durata questa ripresa. Sentiamo Alessandro Duran, sta dicendo ai tantissimi presenti qui a Palma di Montechiaro che probabilmente il colpo è arrivato sul gong. Tentiamo di difenderci anche dai tifosi che tentano di assalire l'arbitro. Danny Gill, il supervisore, tenta di andare via, anzi sta chiamando l'autista. Io credo che lui stesso si è reso conto, come tutta la comitiva, che siano resi conto della irregolarità del combattimento. Non dimentichiamo peraltro che il Sudafrica è una delle roccaforti di questa sigla, e da qui, senza voler aggiungere altro, da qui la fretta della conclusione regolare di questo combattimento e soprattutto la repentinità con la quale il supervisore ha cinto della cintura di campione mondiale il sudafricano Malinga. Con questo non vogliamo togliere nulla all'onore del pugile che ha combattuto, ha conquistato il suo titolo con merito peraltro, tuttavia con una regolarità relativa. A nostro avviso sarebbe opportuno vedere la durata della ripresa, ma soprattutto l'arbitro avrebbe dovuto rendersi conto che il colpo che ha messo fine all'incontro è arrivato con lui stesso in mezzo ai due pugili. Ora pregherei il regista Tomassetti di tenere pronto proprio l'episodio finale. Ora vedremo di avere qui Alessandro Duran proprio per commentare assieme questo incontro, questo frangente che ha determinato l'esito sfortunato dell'incontro. Allora, eccoci qua Alessandro, un incontro, un epilogo particolare. Il primo colpo è arrivato nitido, tu mi pare l'avevi recuperato bene, questo è il finale. Fra un po' arriverà, non sento più l'audio, il ritorno, fra un po' arriverà Orlando a dividere e qua, e arriva il sinistro, pum, che mette fine all'incontro. È stato nettamente un colpo dopo il gol, tanto che io avevo smesso di scambiare i colpi, era suonato il gol, l'ho sentito benissimo, mi ero ripreso bene. Malinga si è dimostrato un grande campione, come sapevamo, io credo di essere stato all'altezza e... Ora scusami, però non comprendo come mai a questo punto Orlando fa riprendere il match di nuovo. Tu non hai recuperato probabilmente, ecco, qui fa riprendere il match. Sì, a nostro avviso il gong era già suonato. Il gong era suonato prima del colpo. Comunque io a questo punto sì, non avevo recuperato ancora pienamente, ma ero lucido. Ci sarebbe stato un minuto di intervallo. Però qui arriva un altro colpo. Ci sarebbe stato un minuto di intervallo. Sì, avresti recuperato. E probabilmente avrei ripreso il combattimento. Credo, nonostante tutto, di aver dimostrato di essere un pugile che vale. Mi dispiace per questo meraviglioso pubblico siciliano che mi ha sostenuto con tanto calore e con tanto affetto, ma il pugilato e tutto lo sport insegna che si può anche perdere. Io ho ricominciato dopo delle sconfitte contro pugili molto più mediocri di Malinga. Ricomincerò dal titolo europeo. Ecco, rivediamo intanto Orlando che arriva fra un pochino, lo vediamo in maniera abbastanza lucida, eccolo qua che arriva in mezzo, stop, ecco il sinistro. Guardate, io come il mio sguardo lucido sull'avversario, e lì è stato, e questo è il colpo definitivo. Mi hanno picchiato in due. mi ha picchiato l'arbitro e mi ha picchiato Malinga. Adesso speriamo che la VBU, che sono stati tanto bravi a dare una chance di rivincita immediata a Gary Moore, che mi aveva devastato il viso a suon di testate, mi dia una rivincita immediata anche a me, che credo di meritare. Tuttavia la fretta con la quale sono affrettati, la fretta con la quale hanno messo la cintura di campione a Malinga, mi pare quantomeno, mi fa quantomeno dubitare di questa velocità di rivincita. Lo so, ma Mike Seagal lo conosciamo tutti, è un boss potentissimo del pugilato mondiale, è venuto qua in Sicilia. Il pubblico siciliano mi ha sostenuto, però non abbiamo potuto fare niente, non ho combattuto armi pari, questa è la verità. Malinga è un avversario molto forte, ma il capo è stato il 90%, mi ha messo
Tony Orlando, un arbitro di grande esperienza che non capisco come abbia potuto commettere un errore del genere. Va bene, a questo punto con un po' di amarezza direi possiamo concludere qui da Parma di Montechiaro. Per Alessandro non è lo stop della carriera, si ricomincia magari come dicevi prima dall'Europeo, no? Ma adesso io ho riguardato il filmato, spero a questo punto che mi diano questo Mondiale VBU tanto denigrato in Italia. Voglio sottolineare il match vero che era questo qua, con questo Peter Malinga. Io credo per 3 riprese di aver offerto uno spettacolo degno a livello mondiale. Oggi mi ritrovo un re senza cintura. Mi dispiace per mia moglie che non ho potuto regalare, dopo se l'ho portata all'altare appena un mese fa, questa vittoria per il titolo del mondo, ma non c'è da preoccuparsi, ritornerò al vertice. Bene, con queste dichiarazioni di Alessandro Duran allora è tutto. Ha perso il titolo mondiale dei welter in maniera quantomeno singolare. Grazie per averci seguito, buonanotte. Dato categoria medio massimi, frantuma in 3 round la fama di uno dei più grandi dilettanti del pugilato europeo, il polacco Pietrzykowski. Il suo mito è cominciato quella sera. Ah, lì è già in piedi, il gong, saltella. I secondi non abbandonano l'angolo di Liston. È finita improvvisamente, prorompe la felicità di attore di Ali, ha già inventato il suo personaggio, eccolo. Sono il più forte, non ho neppure un segno sul viso. Ho fatto capitombolare dal suo piedistallo, sono il Liston ed ho soltanto 22 anni. Sono io il più forte di tutti, lo avevo detto tutti i giorni a Dio e Dio mi è stato vicino. Stupirò il mondo e parlo del Dio vero. Nella box e nello sport non c'è mai stato un campione come lui, Cassius Clay, poi diventato Muhammad Ali. Se volete conoscere la sua emozionante vicenda umana e sportiva, seguite Storie, stasera a 12:30 su Rai 2. Muhammad Ali al tappeto. All'angolo Clay che viene nuovamente raggiunto da un gancio e nuovamente piega le ginocchia, ancora viene scaraventato alle corde. È sull'orlo del naufragio Clay, ormai incapace di difendersi con le gambe molli, però il suo temperamento plateale lo porta ad ancora tentare di irridere l'avversario che ora lo ha colpito ripetutamente. Le gambe molli, privo dell'equilibrio, si appoggia alle corde, incalzato da Frazier che ora cerca e tenta di raccogliere i frutti della pesante azione, di sfruttare il momento a lui favorevole. Il gong suona e salva Muhammad Ali da una situazione disperata, possiamo dire, una situazione disperata che il campione, l'ex campione, cercava di mascherare con i suoi atteggiamenti istrionici, con il suo magnetismo. Ripetiamo, questo
undicesimo round, che è stato il più drammatico nella storia della sua carriera. Un round che verrà a lungo ricordato. Ecco l'azione, la replica e poi il gancio sinistro che fa piegare nuovamente le ginocchia. Mohamed Ali è lucido al punto di tentare una reazione, di chiudersi in una difesa, ma incapace di reagire. Lo vedete ancora piegare le ginocchia sotto il gancio terrificante di Joe Frazier. E buon per lui che Cassius Clay non sottecca il colpo risolutore. Ed eccoci alla ultima ripresa. Sembra aver superato un momento difficilissimo, quello che lo ha visto quasi sull'orlo del knockout all'undicesima ripresa. Ecco, viene ora colpito da un gancio destro. Clay va a terra, subisce il conteggio, terzo knockdown. Questa volta Mercante non può evitare di contarlo, il gancio sinistro questa volta ha lasciato il segno netto, implacabile. Frazier lo ha colpito mettendolo per la terza volta al tappeto nella carriera. Ora vedete ancora le gambe molli. Clay sembra facile preda di un Frazier che però non sembra possedere la continuità dell'azione necessaria per poter concludere e per porre fine a questo combattimento che dobbiamo dire